Virgilio Perra, in anticipo la Frassiniti vince 2-0 col Bosa, una gara bella, perlomeno agonisticamente valida, il campo penalizza le squadre, comunque una bella vittoria perché il Bosa veniva da 18 risultati utili e voi mettete altri 3 punti che significano probabilmente salvezza. Sì, vabbè, per come sta facendo la squadra, la salvezza insomma non penso fosse in... Però il primo obiettivo è stato raggiunto. Sì, no, noi l'obiettivo, vi ripeto, era quello di fare un buon campionato, di salvarci, di far giocare i giovani che abbiamo. E più o meno alla fine hanno giocato tutti, perché mi sa che hanno esordito 8-98, 3-4-97. Per cui questo è stato un obiettivo e i frutti pensiamo di raccogliere l'anno prossimo, nei prossimi anni. Poi c'è una partita difficile, che Bosa come tutto è una squadra che sta facendo benissimo, come anche il Gusto la settimana scorsa, per forza mi davo qualcosa in più. 3 punti penso anche meritati, cioè di un primo tempo dove abbiamo sfiorato il gol 3-4 volte. Siamo contenti della prestazione anche a parte il risultato. Ti hai parlato anche dei giovani, il giovane ha chiuso la gara, ha fatto entrare Stucchino, comunque li ha fatti ruotare, è entrato anche Sanna nel secondo tempo. La risposta dei giovani è buona e stanno crescendo. Sì, i giovani lo sapevamo che tutti questi 98 l'anno scorso giocavano nelle giovanili e quindi l'impatto con un campionato degli adulti sarebbe stato sicuramente problematico, così è stato, però a poco insomma stanno migliorando, stanno in campo ed è quello che volevamo, anche con qualche sofferenza iniziale. Ripeto, questi sono frutti che noi raccoglieremo sicuramente l'anno prossimo e anche fra 2 anni, sono ragazzi che non sono ancora under, diciamo, l'anno prossimo rientrano nell'ultimo anno di under, ma dietro questi ce ne sono altri 4 o 5 che hanno già esordito e su cui noi puntiamo. Oggi è rientrato Bebo Palmas in difesa, è entrato Marco Porcedu, ma ricordiamo che settimana scorsa voi avete giocato con una squadra col più grande della classe 92, Tronu. Quindi... Sì, la scorsa avevamo un'età media di 20 anni, il più grande era Willy che è del 92, però insomma siamo contenti anche di questo, nel senso che se andiamo a Guspini, giochiamo alla pari con una squadra che in questo momento è fra le più in forma del campionato, ovviamente il lavoro fatto con i giovani sta pagando, la squadra subisce poco, abbiamo subito 9 gol. E oggi, esatto, tra l'altro oggi contro uno degli attacchi migliori del campionato. Abbiamo una buona fase difensiva, ci manca semplicemente qualche gol, ma non da parte delle punte, ovviamente qualche gol su palla inattiva, qualche gol commesso oggi con Stucchino da parte dei centrocampisti, però insomma siamo soddisfatti. Soddisfatti, obiettivi che si stanno raggiungendo. Io chiedo a Virgilio Perra come sta andando questa nuova vita da allenatore e questo far crescere il settore giovanile a Elmas. Sembra tutto bene per i numeri, forse il campo è la nota dolente. Guarda, sono contento e ho ritrovato dopo un paio di anni in cui sinceramente non mi sono divertito. Ho trovato anche il gusto di allenare, sono a casa mia, io abito a 100 metri dal campo. E quindi mi sono divertente, questo dice tutto. Poi sapevamo che anche per quanto riguarda il settore giovanile, scuola calcio e anche prima squadra, era il primo anno e devi aspettare qualche anno per ottenere risultati. Ma io penso che in un momento di crisi economica, come c'è adesso nel paese, se programmi e progetti alla lunga hai ragione tu. Per cui noi ci aspettiamo di cogliere questi frutti nei prossimi anni. Invece per quanto riguarda questo campionato, adesso che obiettivo si può raggiungere, che obiettivo vi ponete? No, giocare la partita delle partite, tutte partite impegnative, andiamo a Iglesia, andiamo a Roli, viene qualche carbone, c'è delle partite e noi continuiamo a far giocare il più possibile i nostri giovani, farli ruotare e poi giochiamo chiaramente sempre al massimo. Magari tenendo questo bel record, no, di gol subiti? Che sono veramente pochi per una squadra giovane. Mi è successo altre volte, forse a Nuoro avere una grande difesa, subire pochi gol. Sì, sono contento anche di questo, comunque sai, subire pochi gol è indice di una buona organizzazione, quindi sono contento. No, lo dico perché ovviamente alterni un portiere del 97, uno del 96, hai giovani dietro, e quindi non è semplice perché l'errore del giovane ci sta. Sì, no, ma io qui dietro abbiamo ruotato molte difese, da Cavassa, Scioni, Alessandro Lipitella che oggi non c'era,
insomma abbiamo fatto giocare tanti giocatori anche dietro, Musio si alterna fra centrale ed esterno, insomma pur cambiando anche tanti giocatori dietro, poi la squadra ha una buona solidità. Sai, comunque penso che la fase difensiva dipenda anche dall'organizzazione, la fase offensiva molto spesso dipende anche dalla qualità, ma anche da un briciolo di fortuna qualche volta. Grazie Virgilio Perra, complimenti. Grazie.